qual è il futuro del ponente metropolitano, il mare di Arenzano e Cogoleto e la montagna della Valle Stura? Questi due ambienti, pur essendo diversi, sono strettamente connessi per geografia, storia e popolazione. Lo sviluppo e il destino di questa parte del territorio sarà scritto nel Piano Strategico Metropolitano, lo strumento di pianificazione triennale della neonata città metropolitana, che è in questi mesi in gestazione. Per costruirlo, l'ente di Area Vasta ha avviato un processo di partecipazione che coinvolge i numerosi portatori di interesse dei territori, amministratori, operatori economici, associazioni, mondo della sanità, della cultura e del tempo libero. E il quinto appuntamento in calendario, dedicato proprio al Ponente e alla Valle Stura, si è svolto presso la bella sede del Muvita di Arenzano. Che cosa è emerso dai tavoli nei quali gli stakeholders si sono confrontati, con un metodo di discussione organizzato che aveva il fine di individuare i temi rilevanti? Uno dei problemi più sentiti è l'isolamento rispetto alla città capoluogo, che incide sui collegamenti, sui servizi sanitari e sulla scuola. Tutti temi che, fra l'altro, sono al centro del progetto governativo Aree Interne, a cui questo territorio aderisce. Le priorità sono sicuramente favorire dei collegamenti più veloci con la città e quindi con la rete ospedaliera, potenziare ancora di più gli ambulatori presenti sul nostro territorio, anche se devo dire che siamo abbastanza fortunati perché col direttore Filippo Parodi hanno lavorato tanto, anche gli scorsi anni sono stati potenziati gli ambulatori, ma sicuramente si può fare di più. Noi siamo rientrati come seconda area interna, pilota, nel progetto Aree Interne appunto, e sul settore della sanità stiamo puntando molto sulla telemedicina, quindi la possibilità di far fare esami anche specialistici e diagnostici alle persone senza doversi per forza spostare, visto che i collegamenti sono purtroppo uno dei problemi principali che ci sono tra l'entroterra, o meglio tra l'extra Genova e la città. Sulle tematiche principali, quindi sull'attenzione alla mobilità, sia nell'accezione dei trasporti, di presidio della viabilità e di sostegno alle infrastrutture, che in quelle che sono le azioni a sostegno della resilienza, quindi sia nell'accezione della lotta al dissesto idrogeologico che nell'accezione proprio della promozione territoriale con un'attenzione particolare a ciò che si inserisce in un ambiente in maniera ecosostenibile, sono emersi con una certa rilevanza da parte di tutti. Di cosa avete discusso al tavolo dedicato allo sviluppo del vostro territorio? Abbiamo discusso di non far morire i nostri paesi. I nostri paesi stanno lentamente spopolandosi. Se noi vediamo come erano 50 anni fa, hanno perso popolazione, la popolazione è più anziana, ci sono sempre meno bambini. Ero seduto vicino al sindaco di Campoligure, che è il paese vicino, Masone, diceva: quest'anno siamo sotto i 10 bambini nati. La prospettiva qual è? Ecco, bisogna dare una prospettiva al nostro territorio, una prospettiva economica principalmente, in modo che i giovani si fermino, perché noi abbiamo questo, stiamo diventando un paese di pensionati che hanno lavorato nell'industria genovese 30, 40, 50 anni fa, e i giovani, se vogliono trovare un lavoro, vanno fuori, quando va bene in Italia e quando va male all'estero. Quindi questi nostri paesi, se non gli diamo una prospettiva, non escono. La prospettiva che noi vediamo è quella turistica, collegata al Genova, collegata alla Riviera, collegata all'escursionismo, collegata, è tutto da costruire, da inventare. Ma il piano strategico non deve solo individuare difficoltà, deve anche proporre soluzioni condivise dal territorio. E fra le opportunità di sviluppo ci sono il turismo e l'artigianato. Il piano sia una cosa concreta, cioè che si ponga degli obiettivi realizzabili, razionalizzare sia i trasporti e sia quelli su treno sia quelli su gomma, migliorare tutte le attività artigianali, perché il futuro di queste aree è sicuramente quello a livello artigianale e le aree, diciamo, turistiche ricettive dell'entroterra. Quali temi sono emersi dal tavolo a cui ha partecipato? Ma indubbiamente i temi principali sono quello della manutenzione del territorio, della difesa del suolo,
della viabilità, dei trasporti, secondo me sono elementi fondamentali per il nostro territorio e per il nostro entroterra. Una viabilità comunque efficiente permette di raggiungere i nostri comuni, i nostri territori, di dare comunque fiato all'economia e allo sviluppo. A proposito appunto di sviluppo economico, quali sono le linee su cui ritenete che possa svilupparsi il territorio? Ma i nostri territori secondo me hanno bisogno di una promozione innanzitutto dei prodotti locali, agricoli, degli allevamenti e dell'artigianato, che sono ancora tutto il tessuto economico dei nostri paesi. Noi stiamo chiedendo da tempo, e anche se abbiamo già lavorato spesso in collaborazione con prima la provincia e poi la città metropolitana, quella di mettere in rete le straordinarie eccellenze del patrimonio naturale e culturale che ha il nostro territorio. Lavorando insieme ai comuni, cercando di mettere a regime e in squadra anche tutti quelli che sono i contributi dei soggetti economici che fanno turismo, che fanno attività di attrazione e fruizione del territorio, credo che si possa fare qualcosa di importante, quindi un piccolo salto di qualità per le nostre aree. Soprattutto negli ultimi periodi i comuni stanno individuando proprio negli interventi di valorizzazione del territorio attraverso la rete escursionistica, attraverso la rete dell'ospitalità diffusa, attraverso la rete dei piccoli musei, un'opportunità veramente di sviluppo locale sostenibile.